Mancanza di idee, progettualità e monitoraggio a fronte di un cantiere alle porte che avrà grandissimi impatti sull'intera comunità. È quanto contesta il PD di San Giovanni Teatino al sindaco Giorgio Di Clemente sul progetto di velocizzazione della ferrovia Pescara-Roma, che come annunciato nei giorni scorsi dal MIT sarà presto messo a gara nei primi lotti. Lo sviluppo dell'infrastruttura, che avvicinerà ulteriormente Adriatico e Tirreno, inizia dunque a concretizzarsi nonostante le proteste di quanti chiedevano a RFI una revisione del progetto per venire incontro alle esigenze dei territori attraversati dall'opera. Richieste che ora molti comuni stanno tramutando in opere di mitigazione, le stesse proposte anche dal Partito Democratico di San Giovanni Teatino, che nei giorni scorsi è tornato a chiedere al sindaco Di Clemente chiarezza e responsabilità, come sottolineato da Domenico Di Michele, segretario cittadino del PD. Basta con proclami pirotecnici che hanno a che vedere con un fantomatico progetto di interramento della linea ferroviaria, sui cui connotati noi da mesi stiamo chiedendo la fattibilità sia in termini ambientali che economici. Chiediamo almeno al primo cittadino di seguire l'esempio responsabile di altri sindaci e amministrazioni dei comuni limitrofi in cui si sta mettendo in campo la politica con la P maiuscola, quella che può consentire attraverso le opere di mitigazione da un lato di minimizzare gli impatti negativi che inevitabilmente un progetto di questa portata ha con sé e che dobbiamo dire in maniera chiara ai cittadini, e dall'altra provare a trasformare quello che attualmente sembra soltanto un problema e può rappresentare invece una grandissima opportunità di sviluppo sostenibile per l'intero territorio. Tra le richieste avanzate anche barriere antirumore e la costruzione di una stazione ferroviaria a San Buceto per rendere il territorio protagonista dell'intera area metropolitana. Tra le opere di mitigazione, Sandro Paludi del Circolo PD Franca Chiacchieretta ne sottolinea in particolare due. La creazione di un sottopasso a traffico selezionato con l'eliminazione dell'attuale passaggio a livello di Corso Italia. E questo rispetto alla ipotesi su cui sta lavorando il Comune, rispetto all'eventuale interramento della linea, che comporterebbe la chiusura di due sottopassi di via Pertini e di via Chiacchieretta. Invece in questo modo noi avremmo i due sottopassi praticamente ristrutturati. In più, in questi sottopassi si dovrebbe realizzare e installare dei sistemi di pompaggio automatico, in modo che nel momento in cui ci dovessero essere degli allagamenti i sottopassi restino comunque fruibili. Ma soprattutto proporre l'interramento di tutte le linee elettriche alta tensione che abbiamo sul territorio, alcune delle quali servono proprio ad alimentare la linea elettrica ferroviaria. Sarebbe un'opera di compensazione veramente importante, perché questo ci permetterebbe di recuperare parti importanti del territorio. Infine l'invito di Silvio Paolucci, capogruppo del PD in Consiglio regionale, al governatore abruzzese. Marsilio venga qui a San Buceto e ci metta la faccia. È venuto qualche mese fa, ma poi nell'ultimo anno e mezzo non si è fatto vedere, ma soprattutto ha negato qualsiasi tipo di confronto, persino con l'amministrazione comunale e il primo cittadino. Venga a confrontarsi con i cittadini, perché la città legga questo grande intervento come un'occasione di opportunità e non come sottrazione di luoghi, di servizi e di spazi.